La primissima cosa che vi servirà per questo bellissimo centro tavola in stile wedding sono questi contenitori che diciamo hanno questo cappello rigirato sopra, presi da casa. Quasi tutte le cose che vedrete le ho prese da casa, quindi diciamo che le trovate anche adesso e dato che le ho prese ultimamente comunque sì, le trovate sicuramente e i prezzi non sono poi così espansivi, quindi... Allora, una cosa molto importante è pulire benissimo questi contenitori perché comunque sono in vetro e qualsiasi alone, qualsiasi macchia si vede, quindi mi raccomando, munitevi di uno straccetto, vetrillo, quello che utilizzate e puliteli veramente bene a specchio. Come base per i nostri contenitori utilizzeremo questa bellissima ruota di legno, anch'essa presa da casa, è veramente stupenda, ce ne sono tutte diverse comunque perché credo che siano, diciamo, legno, cioè è legno vero, quindi potete anche un pochino scegliere meglio la forma che più vi aggrada. Ci sono queste che sono quelle più grandi e ci sono anche più piccoline. Poi ancora avremo bisogno di queste candeline piccoline, diciamo che sono quelle rotonde, semplici, e io le ho scelte bianche, ma ci stanno bene anche panna, oppure se volete fare comunque, non so, un centrotavola un pochino più colorato, ci sono anche di diversi colori. Sempre come decoro vi serviranno queste palline in legno, vedete come sono carine. Le ho prese in un negozietto di cinesi che ho qui vicino, comunque le trovate un po' dappertutto. Infine vi serviranno questi mazzi di fiori che ho preso sempre da casa e vedete sono legati tutti insieme. Uno lo lasciate così legato, un altro invece prenderemo soltanto alcuni pezzi, ovvero questi qua, questi fiorellini più piccolini e queste tre rose comunque che rimangono potete utilizzarle sempre per qualcos'altro, sono comunque belle e le lasciate lunghe, mentre questi qua li andremo un pochino a tagliare. Scusate se sentite alcuni rumori, ma Shanti va avanti e indietro come una matta. Come prima cosa andiamo a prendere la tavola di legno e posizioniamo i, diciamo, contenitori. Adesso cerco di farvi vedere meglio. Praticamente dal più alto, cercando di fare una sorta di disegno, a quello medio e infine un pochino più in qua, quello più piccolino. Vedete? Così all'incirca. Poi... Aspettate che li metto un pochino meglio. Li andiamo a riempire. Allora, cosa metto all'interno? Cerchiamo di riprendere. Tolgo i cappelli. Io li chiamo così, non so come si chiamino. E metto praticamente le palline di legno. Inizio. Ne metto un po', poi magari mi regolo un attimo, vediamo quante ne vanno. Forse ne ho messe un po' troppe di qua, ecco, così. E controllo se praticamente i cappelli ci stanno e sembrerebbe di sì. Proviamoli tutti e tre. Ok. Adesso intanto metto come meglio mi aggrada i contenitori, quindi così, e vado a inserire all'interno questi fiorellini appunto che ho tagliato precedentemente, quindi ne metto uno qua, così, poi sempre lì ci metto anche un pochino di verde, quindi una fogliolina, cercate di... piazzarla, ecco, in un modo carino e anche un rametto di questi qua. Poi quando mi piace la composizione vado praticamente a coprire, ecco, per esempio qui è troppo alto e ora cercherò di trovare un'altra sistemazione al verde. Ok. E vado a coprire e metto la candelina. Faccio lo stesso anche per gli altri. A
Appunto, come vedete, ho messo alcuni fiori, qua ho cambiato, l'ho spostato un pochino più in qua, qua ho messo un rametto, si vede un pochino poco, e qua un fiore, sempre di questi qua. Adesso, dopo aver messo tutte le candeline, vedete, andiamo a prendere il mazzo, praticamente questo qua, quello che abbiamo lasciato intero, e lo infiliamo tra quello. Tra il contenitore grande e il contenitore medio, diciamo, in questo modo qua, come ci piace di più. Poi, se non ci piace ancora, possiamo sempre ritagliare alcuni pezzi di fiori dagli altri mazzi, dall'altro mazzo, e li aggiungiamo in altezza, semplicemente così appoggiandoli. E questa è la composizione finale. Io spero che il video vi piaccia. Se è così, insomma, ditemelo, quindi mettete un mi piace, così magari ne faccio anche altri e credo proprio che questo sarà il centrotavola che utilizzerò anche il giorno del mio matrimonio. Ecco, non so se magari il centrino sarà questo, però qualcosa del genere. Poi magari, come avete capito, posso cambiare idea anche 350 volte al giorno, quindi ok. E nulla, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!